penso che abbiamo fatto una partita non eccezionale, però molto concentrata nella fase difensiva, dove tutti hanno dato il suo contributo. Poi anche loro, c'è da dire che gli mancavano 5-6 giocatori che sicuramente sono diversi con Vantaggiato, con Fedato, con Ceccherini. Noi siamo stati bravi a tratti, ultimi 15 minuti di primo tempo, penso che là potevamo anche andare sul 2-0, e poi loro giocano, cercano di giocare, però altrettanto vero, quando perdono la palla riescono a ripartire veloce e noi avevamo ripartenze che potevamo anche sfruttare meglio. No, loro secondo me, come ho detto, quelli 15 minuti di ultimi 15 minuti del primo tempo abbiamo fatto bene a livello proprio di gioco. Ci sono state quelle ripartenze che potevamo sfruttare meglio, no? Poi loro hanno commesso un errore, Toromino è stato bravo per sfruttare e poi è diventato tutto più facile. Però una partita comunque, a me mi sembra che Serie B non bisogna fare errori, bisogna stare molto concentrati, cercare il tuo momento nella partita dove puoi colpire, e oggi è andata così. Loro sono una squadra che gioca da dietro, che costruisce il gioco. Si va a andare a pressare, devi stare molto attento, però quando rubi meno palloni, diciamo, però quando li rubi hai più spazi da colpire. Quella è, diciamo, analisi tattica come l'abbiamo preparata. Loro giocano bene da dietro, che differenza, no? Loro, come prima della partita, io temevo questa partita perché loro da dietro giocano bene, creano superiorità numerica, non è facile rubare la palla, per cui ti abbassano sicuramente il ritmo. Poi secondo me anche cambi ci hanno dato un buon slancio, secondo me anche oggi avevamo giocatori che si poteva fare anche meglio su certe cose, però va bene, no? Poi quando ti lasciano spazi, quando sei su 2-0 è normale che puoi attaccare, che ti anche viene voglia di andare su, ti senti bene, poi abbiamo visto cose anche buone. Secondo me non abbiamo giocatori che possono fare tantissimi gol, però insistiamo molto su inserimenti da dietro, specialmente quello primo gol di Balassa, dove magari Martella cross, lui chiude, perché quando arrivi da dietro in quelle zone non è facile per avversari marcarti, per cui insistiamo molto su questo tipo di azione.